Con il dottor Ciro Darius, quest'oggi intercettato a Lucera, sua città natale, città con la quale mantiene contatti sempre vivi, sebbene il 24 di questo mese, di settembre 2014, sarà ospite molto atteso in un evento prestigioso, la presentazione di un libro scritto tra l'altro con la collaborazione di esperti nella materia. Parliamo praticamente del nuovo sistema dei controlli interni, il 24 a Roma, dottore. Sì, dopodomani il 24 presso la Biblioteca del Senato presenteremo un libro che riguarda i controlli degli enti locali, della pubblica amministrazione, e quindi un libro che è uscito a luglio di quest'anno, coautore con un magistrato della Corte dei Conti e un professore dell'Università di Forlì, e quindi in questo evento parteciperanno diversi politici, anche ministri e quindi illustri parlamentari per parlare soprattutto non tanto del libro, ma delle problematiche che il libro vuole affrontare per dare una mano ad uscire anche da una crisi di sistema paese. Ecco, dottore, lei ha parlato di crisi del sistema paese. Pubblicazioni come questa, quanto possono effettivamente aiutare la classe politica, ma anche l'opinione pubblica, gli esperti, quindi attraverso gli esperti, l'opinione pubblica stessa, a capirne di più? Diciamo che il problema principale è stato sempre quello della mentalità che purtroppo in Italia non è quella giusta, nel senso che molto spesso ci si avvita su problemi di finanza pubblica, di spending review, di tagli alla spesa, quando invece il problema principale molto spesso è avere capacità progettuale, capacità strategica e accanto a questi elementi imprescindibili unire degli elementi tecnici che possono valorizzare quello che abbiamo, quindi valorizzare tutto quello che può riguardare un territorio ampio, piccolo, nazionale, locale, per far sì che allora, attraverso l'idea che possa portare fuori da un problema economico, ci possano essere anche strumenti che possano aiutare i politici e i tecnici ad affrontare seriamente tutte queste attività che devono aiutare a garantire innanzitutto lo sviluppo economico. Dottore, lei non è nuovo ad iniziative come questa, tra l'altro vanta un curriculum di tutto rispetto che l'ha portata all'attenzione non soltanto del settore privato ma anche delle istituzioni più rappresentative a livello nazionale per l'appunto. Volendo fare un passo indietro, questa non è la sua prima pubblicazione, lei si è occupato anche di cos'altro? Diciamo questo è il mio nono libro, ho scritto diversi libri dalla performance nella pubblica amministrazione, sistema informativo contabile, aspetti anche fiscali della pubblica amministrazione. Quest'ultimo libro nasce soprattutto dal fatto che da qualche anno sono stato nominato consulente esperto della Corte dei Conti, quindi faccio parte di un gruppo ristretto di persone che collabora con la Corte dei Conti per tutte le attività di verifica su quelli che sono il mondo, soprattutto degli enti locali, ma anche dello Stato, per collaborare dal punto di vista tecnico. Ecco, la Corte dei Conti ha una sua natura di ispettiva nei confronti degli enti pubblici, però molto spesso quindi si avvale di esperti per valutare anche i sistemi tecnici per favorire questa immersione anche di elementi che possono aiutare nella gestione della conduzione della cosa pubblica. Allora, quest'ultimo libro vuole essere un aiuto, soprattutto un ausilio alla pubblica amministrazione in generale, per far sì che allora la conoscenza di aspetti tecnici possano aiutare a mettere in concreto quelli che sono i progetti che aiutino a gestire un'azienda pubblica. Noi abbiamo sempre insistito sul concetto che un ente pubblico, quindi
parlando per esempio di un comune, il comune di Lucera, il comune di Lucera è in ogni caso un'azienda pubblica, un'azienda che è composta da risorse umane, quindi un capitale umano che comunque va valorizzato, da risorse finanziarie e risorse strumentali. Allora ecco che senza la conoscenza di quelli che sono gli strumenti, queste risorse che comunque fanno parte del patrimonio dell'ente azienda locale non possono essere gestiti nel migliore dei modi. Quindi, ritornando a quello che dicevamo prima, occorre un'ottima mentalità che possa non guardare soltanto ai problemi, non soltanto a quelli che sono i fattori negativi che in qualsiasi circostanza possono esserci, ma soprattutto guardare alla progettualità, quindi uscire, guardare agli aspetti positivi che in ogni momento ci possono essere, unendoli a quelli che sono gli strumenti tecnici che questo libro vuol raccontare, possono aiutare quindi i policy maker, possono aiutare i politici unendoli ad un dialogo continuo con i tecnici, quindi i dirigenti dell'ente locale, a far sì che allora possa nascere quello che noi chiamiamo tecnicamente la programmazione. Programmazione significa esattamente puntualizzare quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, però sapendo che questi obiettivi devono essere monitorati esattamente, quindi nel tempo, nei vari aspetti tecnici, in modo che si possa dire alla fine se quel progetto, quell'obiettivo è stato realizzato o meno. Nel senso che oggi si assiste molto io molto spesso chiamo vaniloqui, cioè ovvero sia promesse elettorali, promesse di fare delle cose belle. Molto spesso, come dire, c'è un'onestà intellettuale dietro a queste promesse. Oggi non basta più, oggi prima di fare le promesse bisogna valutare la fattibilità di questi progetti. E allora ecco che l'aspetto tecnico aiuta anche molto spesso a valorizzare, a enfatizzare quegli aspetti che sono positivi, e valutandoli già a priori in che modo realizzarli, e soprattutto in ottica di trasparenza, di accountability che oggi viene richiesto dalla pubblica amministrazione e dalla cittadinanza, dimostrare poi a posteriori cosa esattamente è stato fatto rispetto a quello che è stato programmato. Ecco, dottore, nella sua esperienza, volendo tornare un po' su quanto lei ha detto in maniera tra l'altro così esaustiva, in tempi nei quali un ente comunale, anche nel caso del Comune di Lucera, ma non solo, arriva ad approvare un bilancio preventivo, magari alla fine dell'anno, tra ottobre e dicembre alle volte, come è stato anche qualche tempo or sono, come poi si pone la programmazione rispetto ad accadimenti come questo, rispetto alla lentezza burocratica? Beh, diciamo che l'anno scorso addirittura gli enti locali hanno approvato il bilancio a novembre dell'anno 2013, quindi bilancio di previsione 2013 approvato a novembre del 2013. Certamente questo crea un problema alla programmazione, ma molto spesso non bisogna stare, come dire, ad osservare pedissequamente quelle che sono norme di legge. Cerco di spiegarmi anche meglio. Un ente locale, in ogni caso, dal 1 gennaio fino al 30 novembre, che approva un bilancio di previsione, va avanti. Allora, più che aspettare, come dire, formalmente l'approvazione di un bilancio, occorre in ogni caso fare un bilancio interno. Quindi ci sarà un bilancio ufficiale che è quello che verrà approvato dal Consiglio Comunale, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti, alla Ragioneria Generale dello Stato, va benissimo. Ma quello che serve dal punto di vista aziendale, quindi ritornando a quello che dicevamo prima, è capire già di per sé l'ente locale su quali risorse può contare. E sapendo che già che deve pagare gli stipendi ogni mese, che deve svolgere determinate attività ordinarie, e gioco forza che naturalmente ogni mese deve essere fatto un bilancio, anche interno, che non abbia valenza esterna, su cui contare e far fronte per poter erogare tutti quelli che sono i servizi alla cittadinanza, pagare gli stipendi. Quindi diciamo che io divido sempre l'aspetto ufficiale, che serve molto spesso in Italia a garantire dei formalismi molte volte anche eccessivi, da una necessità aziendale che non può prescindere da quegli strumenti che dicevamo prima. Dottore, una materia davvero ampia, meriterebbe sicuramente più spazio di quello che può avere una intervista come la nostra, però vorremmo magari che lei ci lasciasse con una ipotesi, speriamo fattibile anche a breve, di una sua presenza ulteriore a Lucera per un convegno, magari anche per delle giornate di studio che partano anzi dalla presentazione del libro di cui abbiamo parlato e possano andare oltre anche la stessa.
Sì, diciamo che iniziative potrebbero essercene, quindi probabilmente anche con altri colleghi faremo qualcosa anche al nord, ben venga anche a Lucera. L'aspetto però principale è molto spesso è la volontà anche di ascoltare. Molte volte ecco, dobbiamo augurarci una mentalità politica che punti soprattutto sul fare poche cose ma fatte bene, fatte in maniera concreta, che possono essere oggetto di monitoraggio continuo anche da parte della cittadinanza, in modo che allora il tempo che passa non passi inutilmente. Allora benvenga tutte quelle iniziative che possono andare a formare ecco, gruppi di studio, seminari, perché c'è tanto da fare, ma quello che molte volte manca è lo studio di strumenti per poter dire come fare un bilancio, come partire anche da elementi critici che possono essere indebitamento, possono essere risorse scarse, per trasformare questi punti di debolezza, come chiamano gli aziendalisti, in punta di forza. Quindi gli strumenti ci sono, ci vuole soltanto una buona volontà di affrontare, di studiare, di onestà intellettuale per arrivare a realizzare cose concrete nell'interesse di noi cittadini, quindi della collettività, dello sviluppo economico, perché non possiamo ormai perdere tempo. Gli altri paesi a livello europeo stanno andando avanti, anche paesi che prima andavano peggio di noi, tipo la Spagna, perché hanno messo in concreto delle azioni che hanno portato allo sviluppo economico. Quindi oggi in Italia anche partire soprattutto da piccoli comuni, da grandi comuni, comunque da realtà locali, aiuta a garantire una somma di risultati a livello di sistema paese. Certamente i policy maker, quelli che sono i politici, hanno una grave responsabilità, perché a loro spetta l'input principale di dire dove portiamo l'azienda, dove portiamo la collettività. Quindi per esempio 40 anni fa, 50 anni fa lo Stato era essenziale per portare avanti delle cose innovative, no? Dove il privato non arrivava prima lo Stato. Allora oggi l'ente locale, la comunità pubblica, lo Stato deve capire che allora deve fare un passo avanti a cui poi segue la collettività, quindi avere la lungimiranza di progresso economico, civile, culturale. Se c'è questa giusta mentalità, tutto il resto poi segue. Se viceversa ci perdiamo in problemi tecnici di politichese, è evidente che poi, anche se ci sono degli strumenti, non si arriva a conseguire nessun risultato per la collettività.